Cosa farai da grande? Non so. Giornalista, maestra, parrucchiera, principessa. Non Dimmi, so. Cesare, ti piacerebbe anche Laura Lanza? Beh, Laura Lanza è stronza, però bisogna dire che fisicamente è strepitosa. Ecco, vedi, Cesare, ti piacciono tutte. Tu sei un Don Giovanni. Neanche per sogno, Don Giovanni mira al catalogo, alla collezione. Io miro all'amore con la A maiuscola, all'amore totale. Io le amo tutte, ma mi innamoro di una alla volta. Io sarei piuttosto un Casanova. Ecco, Cesare, io credo di essere una Casanova del teatro. Ti è piaciuto lo spettacolo intanto? Sì, tantissimo, Che cosa in tantissimo. particolare? Il modo di raccontare, proprio di emozionare le espressioni del viso e poi ha trasmesso emozioni, proprio ti faceva entrare proprio nella sofferenza che passava prima di arrivare finalmente a trovare la sua strada. Ciao, stata grande come sempre, ringiovanita anche. No, ci aspettavamo di sapere che fine ha fatto la Laura Lanza. No, è molto bella. Lei ha una bellissima voce innanzitutto, quindi coinvolge, no, nel racconto, non stanca. La storia, la gestualità, il linguaggio e il modo di interpretarsi. Il momento, forse quello finale perché è trionfale. Dà un'idea del trionfo, di una storia che trionfa. Che bello, quanta fatica, quanti pianti vi chiedono, una passione vera, ma quanta soddisfazione, pienezza, gioia poi passa. È stata proprio brava, brava artista. Mi è piaciuto moltissimo l'ultima parte, soprattutto ci rivedevo quando parlava di montaggio, smontaggio, un po' di vissuto. Veramente una grande capacità anche come attrice, la sua tecnica, molto vario. Parla a tante persone, ma non solo impari, però ti dà dei messaggi. Peccato che a volte tramite l'arte non riusciamo ad avere più voce, no? Al mondo intero, perché veramente no, è stato per me meraviglioso. Passare sabato sera così è fantastico, grazie.